Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, tanto per cambiare, in questo video facciamo un refill. Come vedete, qui sto appunto eseguendo un refill su queste unghiette fatte quasi 6 settimane fa e come vi dicevo nel video precedente, questo sigillante matte rimane matte. Bello bello carino carino per tutto questo tempo. E quindi, se non avete visto il video precedente, ve lo linko qui in alto a destra. E come vi dicevo nel precedente video, questo sigillante mi soddisfa molto, questo sigillante matte. Dunque, appunto, sto andando a togliere con la mia punta di sicurezza di grana media. E vado a togliere il colore e un pochino di gel di struttura che ho sotto, ma non lo vado a rimuovere del tutto. Con la stessa punta mi accorcio anche un po' la lunghezza e faccio un pochino di forma. Comunque devo andare a fare una mandorla, quindi mi sto un po' già facendo la forma e preparo l'unghia naturale con il sanding bands, che dico sempre di grana fina deve essere 220-240 la grana, non più bassa, altrimenti rischiamo di fare male. Con il cleaner deidratante vado a togliere per bene la polvere di limatura e nel frattempo idrato l'unghia naturale. Mi chiedete molto spesso che cleaner utilizzo. Allora, voi dovete guardare gli ingredienti del cleaner e deve essere a base di alcol isopropilico. Questo è l'importante. Quindi è inutile che sto qui a dirvi marche, eccetera. Uno che avevo trovato è della Scarlet Nail, che è appunto a base di alcol isopropilico, altri in questo momento non mi vengono in mente. Quindi ho applicato il primer, scaricando il primer acido, scaricando sempre il pennellino su un pezzetto di carta, un pad, quello che sia, per togliere l'eccesso. E dopo che evapora all'aria, vado con un gel di base e andrà in lampada. Siccome andiamo a fare un French superficiale, in questo caso sto utilizzando questo gel cover che mi sono creata, come già ho detto in altri video, ho fatto anche un video a proposito, magari le persone, i nuovi iscritti non hanno fatto caso, ve lo lascio anche quello in alto a destra, nella I. Io i gel me li mischio, me li miscelo fra di loro, vari colori, eccetera, colori così mi tiro fuori colore e consistenza che più preferisco. Sto andando a fare due unghie per volta, quindi adesso ho fatto queste due unghie e andrà in lampada. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere la notifica quando carico un nuovo video. E anche di lasciare un bel like che non fa mai male. Ok, uscita dalla lampada, tolta la dispersione del gel, vado prima con la lima a definire un po' la forma e poi con la
la punta di sicurezza, in questo caso grana extra fine, mi vado a modellare e sistemare tutta la struttura. Questi prodotti, queste punte, le potete trovare in un album di rimanenze di negozio che ho. Vi lascio tutti i link giù nell'info box. Per chi non ha né Facebook né Instagram, posso mandarvi l'album via email. La mail la trovate anche lei giù nell'info box. Vi ricordo sempre di guardare le unghie in tutte le prospettive, di lato, dalla punta, di profilo, in modo che possiamo, controllare meglio se stiamo lasciando eccessi di prodotto da qualche parte. Quando vedete che giro l'unghia, infatti, è perché la sto guardando di profilo per guardare la bombatura. Molto spesso lo faccio per quel motivo. Infine, con la lima manuale vado appunto a rifinirmi il bordo libero, la forma dell'unghia e togliere eventualmente qualche eccesso di prodotto che ho lasciato. Ora con una punta conica vado a definire, ad assottigliare ancora meglio il giro cuticole e nel frattempo, come già ho detto anche nel video precedente, mi ripeto un po' nelle cose, abbiate pazienza, magari c'è qualcuno di nuovo. E, come ho detto nel video precedente, mi vado a scansare anche un po' la cuticola in modo che possa attaccarmi di più appunto al giro cuticole con il sigillante oppure con il colore, e con la stessa punta vado a pulire l'unghia da sotto. Fatto questo passaggio, di nuovo pulisco con il cleaner e vado a mettere il primer acid free. Perché faccio questo passaggio? Che non è assolutamente obbligatorio, ma siccome sono andata a spingere bene la cuticola, e può darsi che io abbia spinto e lasciato scoperto un po' di unghia naturale. Che succede? Che se metto il sigillante o il colore potrebbe creare sollevamenti perché trova l'unghia naturale non preparata, potrebbe essere, ma non è detto. Ma siccome non voglio rischiare, io ci metto un bel goccetto di primer non acido che lascia lo strato appiccicaticcio in modo che possa creare l'adesione tra l'unghia e il prodotto che vado a mettere sopra. Vi ripeto che questo passaggio non è obbligatorio, ma siccome io lo faccio, mi piace farlo e mi trovo bene, lo condivido con voi. Ok, qui sono andata molto avanti, ho fatto questo French, disegnato questo French superficiale sulle quattro unghie e sull'anulare andremo a fare poi un fiorellino. Ok, questo fiorellino fa parte di quelle nail art basiche basiche di cui avevo fatto anche un video, anche lui ve lo lascerò in alto a destra, e con il gel e questo pennello tagliato in questo modo, in un nanosecondo faccio dei petali.
perché, come già detto, io non sono una bravura nelle nail art, nel disegnare, e quindi mi aiuto con degli escamotage. Quindi andata in lampada e poi con un pennellino sottile sottile, questo è un 10 in 10-0, vado a fare i contorni di questi petali in modo che possano essere più definiti. E di nuovo fatto questo, va in lampada. Qui sto andando con questo gel, questo è un semipermanente, ma insomma qualsiasi cosa va bene, per creare appunto il centro del fiore, per dare un po' di lucentezza, e poi andrà in lampada. E poi con il gel colla, con lo spot, prendo un puntino di appunto di gel colla e ci metto sopra un brillantino, lo faccio affondare bene nel gel così si incastona per bene dentro e poi la faccio andare in lampada. Questo è l'altra mano. Quindi premo bene così il gel affonda, il brillantino affonda nel gel e rimane bello incastonato. E quindi abbiamo finito il lavoro. Qui sto andando a sigillare con un top di Madame Glam e il lavoro è terminato. Tolgo lo strato di dispersione del gel, del sigillante soprattutto, con l'olio per cuticole, perché quando esce il gel dalla lampada è caldo e con il cleaner, che sicuramente non è caldo come il gel, potrebbe creare uno shock termico e opacizzarsi. Quindi io, per evitare ogni cosa e nel frattempo idratare anche le cuticole, utilizzo direttamente l'olio per cuticole. E questo è il lavoro terminato. Regalami un like se ti è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!